Che dire, mio padre non era una persona comune, come ho già detto altre volte, nel bene e nel male. Io ho avuto la fortuna di stare con lui gli ultimi anni nel quale ha lavorato, che gli facevo da agente, accompagnatore, figlio, badante. Non è stato facile, ma adesso pagherei per fare un altro viaggio con lui. La cosa che non si sa è che in 20 anni di lavoro insieme siamo andati a cena 2 volte. Perché c'era una grande differenza di età tra me e Paolo, più di 20 anni, e quindi chiaramente avevamo amicizie diverse, e quindi ci siamo frequentati esclusivamente per il lavoro, e forse anche il motivo per cui siamo stati insieme 20 anni. Così tanti. Quello sì, a differenza nostra, che eravamo più cialtroni nel vero senso della parola, lui almeno era un po' più intellettuale, nel senso che aveva più studi nel cervello, più esperienze di vita, di partiti, di politica, ne capivo un po' di più, politica internazionale. Poi faceva i soliti casini alla Fantozzi, anche lì, anche quei discorsi. Ci sono i personaggi comici che ci fanno ridere, e ci sono quelli che entrano nelle nostre vite individuali e collettive. Il Villaggio è entrato in modo ironico, intelligente nelle nostre vite, e sta entrando anche nelle vite delle nuove generazioni. Questo segna la grandezza del personaggio. Sempre ironico e spiritoso, mai banale. Ci vorrebbero degli uomini così, ce ne vorrebbero di più, soprattutto nei posti di comando.